credo che tutto questo vada considerato unitariamente. È positivo che il Comune di Cerignola abbia ottenuto dalla Regione Puglia il decommissariamento dell'impiantistica, perché questo significa reddito per le collettività interessate dal consorzio ambiente e quindi anche per Cerignola, significa tari più bassa, ma non si può dimenticare quello che abbiamo ereditato dal passato, perché in questi giorni ci è stato notificato un decreto ingiuntivo di 7,5 milioni, rinveniente dal fallimento SIA, cioè dal fallimento determinato dalla mala gestio dell'ex sindaco Metta, presidente del consorzio e sindaco di Cerignola. 7,5 milioni a carico dei cittadini di Cerignola, e questo per la mala gestio del sindaco passato. Tra gli obiettivi è stato specificato come uno di questi sia quello di rendere più efficace l'informazione. Cosa aspettarci, cosa cambierà quindi a partire dal mese di gennaio, come accennato in conferenza? Cioè dal mese di gennaio dovrebbe partire la raccolta urbana, la raccolta dei rifiuti urbani affidata ad un nuovo soggetto, perché nelle prossime settimane noi metteremo a gara il bando che è stato elaborato dall'ingegner Lattarullo, uno dei massimi esperti di diritto ambientale, e un bando molto ricco che è stato articolato dopo una serie di confronti e di studi e che assicurerà un servizio certamente di gran lunga migliore di quello attualmente assicurato alle nostre collettività. Il bando sarà messo a gara, ripeto, nelle prossime settimane, un bando molto importante, una gara europea che avrà un valore vicino ai 100 milioni, quindi questo assicurerà sicuramente la partecipazione di soggetti importanti e professionalmente adeguati all'importante incarico che daremo.